Allora, oggi facciamo un video che aspettavo di fare da diverso tempo, diversi mesi ormai. Questa è la mia nuova Noti Alfa e Omega in versione Classic NOS, perché ha svariati componenti, diciamo, new old stock. Colore purple, io la chiamo la violetta. E oggi facciamo un po' di video in cui finalmente riesco a farvela sentire. Adesso partiamo con un settaggio di questo tipo. Ovviamente ponticellato. Il bright adesso lo tiriamo su, lo mettiamo in modalità plexi, poi ve lo faccio sentire. Andiamo sul retro, non so se si vede bene. C'è il master volume, che è qua. Il negative feedback, che è in modalità plexi adesso, la rettifica è in solid state, è tutto attaccato in diretta. Ho portato la mia solita pedaliera, ma adesso spengo tutti i pedali tranne un po' di delay. E poi vi faccio sentire anche come reagisce ai pedali. Adesso posiziono il tutto. Adesso vi faccio sentire innanzitutto questa cosa. Adesso come adesso è in stock, ma c'è questo bel push-pull che si chiama Creamy sul bass, che se io tiro verso di me annulla totalmente tutte le alte, fastidiose e pungenti tipiche di amplificatori di questo tipo. Adesso vi faccio sentire prima senza e poi invece con questa funzione che secondo me è geniale. Adesso partiamo senza. Azionando il push pull Creamy, e vedrete che tutte le alte, quelle un po' pungenti da tenere a bada, tipiche diciamo dei Marshall, spariscono all'istante.
Ok, come avete sentito, tutte le altre, quelle un po' pungenti che qualcuno può trovare, diciamo, sgradevoli, sono sparite. Adesso vi faccio sentire addirittura attaccando il tunnus sopra, che porta anche lui, diciamo, delle alte frequenze aggiuntive, il suono resta comunque pieno, bello e gradevole.